Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Ecco a voi come ogni anno il video acquisti del Lucca Comics and Games. Lo so, siamo a fine novembre, ma guardate il lato positivo, o sono in ritardo di un mese oppure in anticipo di 11 mesi. Quindi so che non vedete l'ora di sapere cosa ho comprato, cosa mi avete dato anche voi, quindi iniziamo subito. Le cose che ho preso sono quelle che vedete là dietro, a parte le figure che ve le ho fatte vedere in video passati. Direi di iniziare subito con l'unico acquisto che ho fatto io di persona. Questa roba qui. Vi chiederete voi cos'è? È Tribal 12, praticamente è un manga che ho pagato 50 centesimi. Perché ho preso il numero 2? Praticamente circa 6 anni fa comprai al supermercato, perché era in offerta a 1 euro, il volume 1 e il volume 3 di Tribal 12, non sapendo cosa fosse. E per anni ho cercato questo numero 2 e finalmente l'ho trovato quest'anno a 50 centesimi. È un manga che non vi consiglio, in quanto 6 anni fa io praticamente testavo di tutto per avere un po' un panorama generale. Quindi questo non compratelo. L'ho preso giusto perché costava pochissimo, almeno adesso ce l'ho tutti e tre finalmente. Successivamente abbiamo questa roba qui, ve la faccio vedere una alla volta. Almost Dead, che ve ne parlerò più avanti in un video. Questo fantastico gioco di ruolo, che forse ve ne parlerò più avanti in un video. Un posto dove vivere, ve ne ho già parlato in un video. L'enorme poster di Katsuhiro. Boh. L'Hyper Super Perfect Edition di Ushio e Tora. I primi due volumi che ha preso la mia ragazza e infatti ha estratto la magica pallina e si è beccata il mitico disegno di Katsuhiro Fujita. Scintillante. Si è fatta fare Ushio e Katsuhiro ha scritto qua per Luca e Caterina. Vi chiederete perché non ci sono andato io a farmelo fare? Chi sicuramente è venuto a trovarmi saprà che era lo stand di Upper Comics e sono rimasto lì praticamente tutti i giorni, tranne l'ultimo in cui sono riuscito a comprare un manga, ecco. Quindi tecnicamente tutti gli acquisti che vedete li ha fatti lei, commissionati da me. Abbiamo poi l'Inferno di Dante, illustrato da Paolo Barbieri, uno dei miei illustratori italiani preferiti in assoluto. Infatti, ecco qua il suo bel disegnino, per me è stupendo. Poi abbiamo un gatto, è un disegno di John Cassidy, autore di comics che alcuni di voi conosceranno di certo. Gli acquisti sono praticamente finiti, quindi adesso passiamo ai regali. Sono passato poi allo stand del Tatai Lab e mi hanno praticamente sommerso di roba. Partiamo con Anima, di cui ho anche fatto un video a riguardo qualcosa come un anno fa almeno. Dentro è iper super mega colorato, dal video neanche rende, ma dal vivo spacca. Osservate voi la magnificenza. In descrizione vi lascio tutti i link, quindi se vi interessa dateci un'occhiata. Poi abbiamo Canvas di Laria, che sinceramente adoro perché è qualcosa di davvero fantastico. Ha delle illustrazioni stupende, anche qui i colori sono un marchio di fabbrica oramai. È davvero un piacere per gli occhi, quindi vi consiglio almeno di darci un'occhiata. Poi abbiamo il libricino di Oleg di World of Lumina, anche lui interamente a colori. E poi infine l'artbook di Lumina. E visto che io adorerei dietro le quinte, questo è davvero qualcosa di unico. Se avete Lumina e vi è piaciuto, l'avete letto, questo per me non deve mancare nella vostra collezione. È un artbook davvero fatto bene. Quindi vi faccio un enorme saluto perché sono davvero dei ragazzi bravissimi. È davvero bello vedere ciò che sono diventati. Quindi se non li conoscete, qua sotto avete tutto. Dulcis in fundo, passiamo ai vostri regali. Quindi le cose che mi avete portato allo stand. Allora, direi di iniziare con questo, che è un unboxing adesso faccio. Scusate se nel video non leggerò le lettere che mi avete mandato, perché sennò altrimenti verrebbe un video di mezz'ora. Però me le leggerò io. Allora, Luca in questa fantastica scatolina ci ha messo questa roba qua, che non vorrei dire cavolate, ma dovrebbe essere un nigiri a forma di cuore. Abbiamo delle carte a caso di Kyogre e Grodon con scritto Moby Dick e Godzilla. Un disegno di Choji, che è così paffuto e puccioso. Poi troviamo due manga. Ed infine un iPhone, versione proprio ultra tascabile da portafoglio quasi. Antimagia non l'ho mai letto, si conclude però in due volumi, che sono appunto questi qui. Quindi ti ringrazio tantissimo per avermelo portato e adesso me lo leggerò sicuramente. Poi abbiamo questi tre disegni qua, un fantastico Conan, un fantastico Me e Mangaka Forever. Poi abbiamo questa pergamena che al suo interno racchiude Naruto, Sakura e Sasuke, fatti davvero bene, brava. Come sempre tutti con la letterina dietro. Poi abbiamo anche queste due lettere che apro subito. Oh oh. Vediamo cosa conterrà al suo interno. Il simbolo di Uchiha, così fiero. E una letterina da Oscar. Ciao! Apriamo adesso quello più grande, che per me conterrà un disegno, vado così a intuito. Estraiamo.
E boom, una fan art epica fatta da Christian e Simone, ciao! Ovviamente saluto tutti voi che mi avete portato qualcosa, anche se non avete scritto il vostro nome oppure scritto in modo illeggibile, quindi non so come si legge. Quindi non riesco a leggerlo, però sappiate che vi saluto lo stesso. Voglio concludere con questo qua che me l'ha portato un fan e non l'avevo mai visto, ma è una figata. Tipo fatto col pirografo sul legno, veramente veramente carino. Quindi vi ringrazio tantissimo per essere venuti in così tanti a trovarmi, siete stati davvero centinaia ogni giorno. Grazie ancora per tutte le cose che mi avete regalato, portato. Detto questo, anche se non ho avuto la possibilità di andare in giro come ho sempre fatto a Lucca Comics, ma sono stato quasi sempre fermo lì con voi, è stato bellissimo. Fondamentalmente perché mi avete ancora dimostrato una volta tutto il calore e l'affetto che mi volete. E questo, lo sapete, mi fa un sacco piacere. Se farò nuovi eventi, se starò in nuovi posti, ovviamente ve lo comunicherò. Quindi per non perdervi nulla, in descrizione vi lascio Instagram, Telegram e Facebook. Così lo scrivo lì e voi lo sapete. A me fa un sacco piacere vedere che quello che faccio, lo sforzo che ci metto viene ripagato. E il vostro affetto ne è la prova. So che è banale dirlo, ma in una sola parola racchiude tutto. Quindi grazie, grazie davvero. Spero che le cose andranno sempre meglio, spero sempre di più di avere un contatto così diretto con voi. Quindi vi ringrazio per aver visto il video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Guardatevi qualche altro video che vi ho messo qua accanto. Detto questo, veramente è stata una delle più belle esperienze che ho avuto. Scrivetemi qua sotto con un commento dove volete che venga per incontrarvi magari. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.